Ciao ragazzi, molto spesso vedo le bambine la mattina che portano la famosa treccia alla francese, ma so benissimo che molte mamme, molti di voi non riescono a farla con questa semplicità. Quindi oggi vi farò vedere un'alternativa alla treccia alla francese, ma in maniera molto più semplice. Per farvi questa dimostrazione c'è con me la mia principessa Nicole, ed ora vi farò vedere come realizzare questa acconciatura. Prima di iniziare l'acconciatura applicherò un po' di spray sui capelli, in questo modo. Questo è uno spray a tenuta flessibile, quindi non è una lacca molto forte, altrimenti vi impedirebbe di manovrare, di modellare i capelli. A questo punto iniziamo la nostra acconciatura. A differenza della treccia alla francese, che prevede tre ciocche, questa è un'acconciatura fatta soltanto con due ciocche, il che rende tutto molto più semplice. Iniziamo prendendo una zona, una ciocca nella calotta superiore, abbastanza ampia come questa. Pettinatela anche con le dita, va benissimo, perché deve rimanere molto naturale e morbida. Dividete questa ciocca in due ed iniziate la vostra acconciatura andando a sovrapporre le due ciocche in questo modo. A questo punto non fate altro che alimentare ancora le ciocche prendendo dei capelli dai laterali. Prendo una sezione da questa parte, la unisco alla mia ciocca precedente e faccio la stessa cosa dall'altra parte unendola a questa ciocca. Cercate di andare a cancellare le righe con le dita in questo modo e fate la stessa cosa, lo stesso movimento, quindi non fate altro che posizionare la ciocca di destra sotto a quella di sinistra. Continuate ad aggiungere delle ciocche in questo modo, dai laterali, e continuiamo in questo modo fino alla fine, quindi fino a prendere tutti i capelli. Prendo la mia ultima sezione, giro i capelli. A questo punto, dopo aver girato bene i capelli tra le dita, li tenete, prendete un elastico, anche un elastico piccolino, tipo questo qui di gomma che sto utilizzando io, e andate a fare la vostra coda, a legare i capelli. Chiaramente fatelo abbastanza aderenti alla testa in modo da conservare l'intreccio e la vostra acconciatura è terminata, è pronta per la scuola.